Ciao a tutti, quelli che in moto qui, siamo venuti a fare il secondo giro dell'anno, sempre nelle montagne di Bergamo, vicino a Milano, visto che sono un po' quelle che sono un po' più vicine da raggiungere durante il weekend. E qui siamo in particolare venuti a fare, penso, una delle più belle strade che ci sono qui in zona, che è Orrido o Orrido, non so bene Orrido come. della Valtaleggio, Esatto, Orrido della perché ci sono Valtaleggio. cose belle, guardate. Sì, passano un sacco di moto, giustamente. Salutiamo. Madonna, quella dietro. Sì, un po' che piega, che e a parte la strada che è bellissima, pulita, sempre una grande emozione, e è proprio molto bello da vedere, quindi è anche Sì, un posto passi dove. proprio in certi punti, passi sotto proprio massi di pietra dove cioè, sembra come che sei incastrata sulla montagna e la strada passa proprio sotto questo masso di pietra, quindi è molto molto bello. Molto bello, cioè del tipo noi ci veniamo perché le curve sono belle e vogliamo fare le pieghe, però è anche bello da venire in coppia, Beh, cioè se sì. volete venire a portare l'amorosa ci Sì, sta come gita. esatto. Quindi adesso mettiamo la GoPro, facciamo due pieghe e ci sentiamo quando arriviamo là. Vedere la strada è sempre questa qui e il posto ve lo volevamo far vedere perché cioè, è proprio bello, è tutto così, è tutta la strada che costeggia questo fiume, che costeggia queste montagne e poi dopo questo qui è uno dei posti più belli perché c'è anche questo tunnel in mezzo alla roccia che è veramente fantastico. Passano tantissime moto, abbiamo fatto delle belle pieghe Infatti. ed è così bella. È così bella questa strada che praticamente siamo andati fino in fondo, siamo tornati indietro così potevamo ammirare un pochino il tunnel e adesso torniamo in là. Abbiamo sudato come dei matti. E finalmente posso dire che abbiamo provato le gomme. Sì, No, questa volta abbiamo stavolta abbiamo veramente provato le gomme. pegato. E io, cioè, con la Rosso 3 sono arrivato proprio in fondo, in entrambi i lati, infatti non c'è proprio più niente. E tra l'altro la M9 RR davanti, cioè, sono quasi riuscito a coprirla, cioè voglio dire. È difficile arrivare così in basso con una gomma anteriore su una motostradale, però guarda, sono arrivato a un punto in cui sentivo la gomma dietro che era al limite, quella davanti è perfetta, cioè vuol dire che comunque una Rosso 3 non è proprio una gomma, non è una gomma da pista, ma è un'ottima gomma. La M9 è tanta roba, sono veramente troppo contento dell'M9, le consiglio da matti. E invece Claudio con le Mitas Sport Evo Plus, o come si chiamino, Force. Force Evo Cioè, Plus. nome facile, guarda, nome facile l'ho trovato. Sport Force Evo Plus. Ok, No, perfetto. Plus Evo, scusa. Quindi siamo arrivati anche qua, cioè quasi in fondo, e tant'è vero che mi stavi seguendo, io stavo tirando parecchio. Sei Sì, arrivato quasi a coprirla. quello che è che veramente anche queste sono dei shaving in questo momento, veramente non ho sentito grossa differenza con il treno di gomma che avevo prima. Vabbè, il davanti, diciamo che quel davanti che avevo prima, che era una Rosso 2 Corsa, quella veramente era fantastica quella gomma, ma ovviamente quella è già una gomma per la pista. Però
mentre queste qua che sono per strada, guardando tante recensioni, ovviamente stiamo recensendo anche noi queste qua, devo dire che sono dei Chevingun, hanno in questo momento 1000 chilometri, da Dio, incredibile. E seguivo proprio Anthony, che lui ha coperto tutta la gomma, io li stavo dietro e manca veramente niente a coprirla, e veramente non si scompone, zero. Sì, no, quindi guarda, siamo andati abbastanza forte, che poi dopo si può vedere dal video, però in completa sicurezza, cioè rischiato niente, tanta roba. Sempre in sicurezza, mai rischiare, mai fare i pagliacci in strada, perché ci si mette un secondo a farsi del male, eh? Esatto. Comunque, ti sei iscritto al canale? Mi raccomando, iscriviti. E sì, anche la campanellina, è gratis. Esatto, iscriversi al canale, mettere un like, se siete arrivati a guardare il video fino adesso ci aiuta molto. Esatto. In questo momento stiamo andando verso Barzio. E poi dopo da Barzio lì andiamo probabilmente a Lecco, poi dopo deviamo a Sormano e torniamo verso Milano. Dopo che siamo partiti da Orrido. Orrido delle Valtaleggio. Orrido di Valtaleggio, ma che brutto nome, comunque un nome del caso. Cioè, va bene, in ogni caso, siamo partiti da là e c'erano dei motociclisti che ci hanno detto che la strada era terribile, ma in verità alla fine si andava, cioè c'era un pezzo brutto che... Marzio invece lì, diciamo che metà strada era buona, perché era buona, non come dicevano dei motociclisti che ci hanno fermato, però per il resto il... diciamo 5-7 chilometri sì, era un po' uno schifo, dai, in questi giorni ha piovuto, quindi è normale che sia così, anche se non pioveva vi dico che comunque è una strada per vedere il paesaggio quella lì, non è proprio per fare troppe pieghe, perché è molto stretto. Andiamo alla colma di Sormano e poi vi faremo vedere fino lassù. Sormano è sempre bello. Sì, nulla da dire, guarda, veramente bel giro, però cioè nonostante, che la cosa interessante è che nonostante siamo stati là dove la strada è fantastica, comunque venire su di qua è sempre molto bello, sempre molto sì, bello. Sì, vabbè, diciamocelo, ormai in questa è la terza stagione che facciamo, in terza stagione questa è la nostra uscita domenicale di sempre, quindi un po' la strada la conosciamo un po' di più, però sì, devo dire che in confronto alle altre, per il momento, se vuoi fare due pieghe, non tanto per il paesaggio, ma più per due pieghe come da motociclista, è perfetta. Sì. Se vuoi altro paesaggio e così via, van bene gli altri giri che facciamo, che faremo. Sì, no, beh, quest'anno ne dobbiamo fare un botto. Guarda, comunque hai quasi fatto strappare un po' la gomma. Cioè, siamo arrivati così, si sta un po' consumando il rosso 3. Non c'è male. E te invece con le Mitas hai coperto tutto.
Sì. Sei riuscito? Sei contento? Sì, secondo me in quest'ultima salita. Sì. Beh, la cosa bella è che in una giornata di moto qui ce n'è veramente tante. Guardate quanta gente che c'è. Guarda quella R1. Guarda quanta gente che è qua nel parcheggio. Tutte queste belle moto di qua. Quale? Questa. Le metti 09 SP. Sì, è proprio quella che vuoi? Quella è la moto che voglio. È la... L'unica roba magari... Quella è la mia moto. L'SP. L'SP è la sua moto. Sì, sì. L'MT09. Sì, sì, sì. Io invece voglio la Street Triple RS. Io mi accontento di quella, va anche forte, è perfetta, è comoda. Già. Divertente. Da qui torniamo giù, andiamo di nuovo a Milano. Ci siamo fatte le nostre 3-4 ore comunque di gita, sì. E alla fine percorreremo 200 km, 220 km. Al prossimo giro, e di nuovo mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sei gratis. Lasciateci un commento su posti dove andare e se volete. E lasciate un commento se volete venire a fare dei passi insieme a noi. Esatto, venite a fare un giro, partiamo sempre da Milano, vi prendiamo volentieri. Al prossimo giro, ciao!